Stagione invernale ancora out sul Gran Sasso a causa della funivia ferma. L'esposto di un cittadino che segnalava problemi sulle funi ha imposto lo stop da parte del Ministero per effettuare i controlli del caso. Prima dello stop del MIT, la funivia era stata chiusa proprio per lavori di manutenzione ad una fune ed emerge che in realtà la problematica riguarderebbe soltanto una fune e non tutte e quattro. Fatto sta che non si scia anche a causa della poca neve. Vecchio e annoso problema non avendo impianti per innevamento artificiale. Un danno che comunque c'è anche per gli operatori turistici del posto che avrebbero sperato in un po' di presenza. Se neve a parte. La funivia incassa circa 2 milioni di euro l'anno, con più di 110.000 passaggi. I controlli ovviamente sono stati fatti, più di uno, e il Comune attende la risposta del MIT, ma nel frattempo ha chiesto alla provincia di riaprire la strada di accesso. Il collaudo effettuato da una ditta di Gorizia in tre fasi è terminato e questo sancirebbe l'idoneità della funivia, ma l'ultima parola spetta proprio al MIT, che dovrebbe esprimersi a stretto giro, ma intanto l'impianto resta fermo e non c'è nessun collegamento tra Fonte Cerreto e Campo Imperatore. Ad oggi non c'è neanche neve sufficiente per sciare, come si diceva, ma per l'Epifania il meteo dovrebbe cambiare, quindi l'auspicio è quello di tentare di riaddrizzare una stagione nata storta. Siamo fiduciosi sia per l'aspetto neve, perché neve non c'è per sciare, e soprattutto aspettiamo risposte dalla risultanza del collaudo. Collaudo terminato la settimana scorsa, mercoledì, e siamo fiduciosi dei tecnici. Noi siamo stati sempre fiduciosi, ma sia dei tecnici che sono venuti a collaudare, a verificare le funi. Poi vengono a verificare quattro funi e subito si spande la voce che sono rotte tutte e quattro. Cioè, queste cose fanno male soprattutto alla gente che ci lavora. Qua ci sono tecnici che ogni anno vigilano sulla nostra sicurezza e sono anche bravi, fra l'altro. Quindi aspettiamo il responso, non facciamo il tiro a piccioni. Ci vuole tempo, ci vuole tempo. Io mi aspettavo, ho dichiarato più volte che i primi giorni feriali dal ponte di Natale ci aspettavamo qualcosa. Forse sono stato troppo fiducioso, vabbè. Comunque noi siamo qui e con calma aspettiamo.